Il nostro vuole essere un progetto per una città migliore. Questa ovviamente per me è una giornata molto importante. Sento già il peso della presenza di tante persone che sono venute qui alla presentazione della mia candidatura e che certamente, insomma, cercherò di non deludere. Ho avuto in questi giorni anche tanta fiducia da parte del mio partito, ma di tante persone che insomma mi hanno conosciuto in questi anni, e questa fiducia in vista delle elezioni primarie del 7 aprile spero di non deludere, anzi spero di allargare questa fiducia, perché le elezioni primarie del 7 aprile sono molto importanti. Chiedo veramente a tutti quanti di darmi una mano, perché la scelta e venire a votare il 7 aprile e sostenere la mia candidatura è un'ipoteca sul futuro della città. Le primarie sono una grande manifestazione di democrazia, è importante partecipare, è importante sostenere il candidato più giusto, e quindi invito davvero tutti a darmi una mano, perché di questo bisogno e del sostegno di tutti ci farà vincere anche le elezioni politiche del prossimo giugno. Quello che ho in mente per questa città, ho in mente una visione coraggiosa per questa città. Non vuol dire sognare, vuol dire intraprendere strade nuove, concrete, che ci possono portare ad emergere e soprattutto a diventare punto di riferimento delle due vallate, del Cesano e del Metauro, perché è ora di continuare ad pensare a politiche sovracomunali e sovraterritoriali. Fano quindi deve essere punto di riferimento di questo territorio, e questo tema ovviamente è sempre molto più importante, soprattutto per il fatto, e lo sappiamo tutti, che Fano, non essendo capoluogo di provincia, deve sempre avere un territorio forte, un sostegno forte, per dimostrare di essere la terza città delle Marche. Tanti sono i temi che affronterò in questa campagna elettorale. La sanità: progressivamente la regione ci ha tolto la possibilità di avere nell'ospedale di Fano specialistiche di secondo livello, e quindi questo sta portando ad un impoverimento delle professionalità, non siamo più attrattivi, e il sindaco deve sbattere i pugni sul tavolo perché questo possa essere, diciamo, questo corso della storia possa essere cambiato. Ma ci sono anche temi molto importanti dal punto di vista urbanistico. L'arretramento della ferrovia per me è un tema fondamentale. Pensate come potrà essere Fano se la ferrovia adriatica potrà essere arretrata al di là della zona industriale di Bellocchi, e quindi quello che potrà essere anche dal punto di vista del turismo, per le imprese balneari, ma per tanti cittadini che abitano intorno alla ferrovia, che potrà essere riutilizzata come trasporto collettivo, ma anche come greenway, per poter abbellire la nostra città e favorire gli investimenti. Ma un tema molto importante è il lavoro come elemento distintivo di questa città. Lavoro e sostegno all'impresa saranno sempre al centro dei miei pensieri.